Ciao a tutti ragazzi, come state? Oggi abbiamo deciso di fare un Q&A, quindi abbiamo deciso di rispondere a delle vostre domande barra curiosità sulla nostra nuova casa, sulla nostra nuova vita qui a Varsavia. Cercheremo di rispondere in questo video a tutte le domande che ci avete fatto, che ovviamente non abbiamo ancora mai risposto in altri video. Infatti, ragazzi, se vi siete persi il video in cui più o meno vi abbiamo spiegato tutti i passaggi che noi abbiamo fatto per trasferirci qui, noi ve lo lasciamo qui sopra e così ve lo andate a recuperare. Ovviamente c'erano tantissime domande sul nostro trasferimento, ma appunto non risponderemo più perché abbiamo già fatto un altro video. Nel mentre che ci prepariamo la nostra colazione con il nostro amato porridge, ragazzi, io rispondo alla prima domanda. Questa ragazza ci chiede gli orari, come funzionano. Ho notato che la mattina non c'è nessuno in giro, idem la sera tardi. Infatti qua la mattina presto non c'è nessuno in giro, è vero. Noi l'abbiamo notato anche e soprattutto dai bar e caffetterie, che da noi aprono magari anche alle 6 del mattino, alcuni anche alle 5 del mattino, no? Soprattutto per i lavoratori che vanno prima a prendersi un caffè o una colazione in giro. Qua invece non è così. Ad esempio le caffetterie, proprio perché sono più caffetterie, non bar, quindi dove magari vai lì, vai a lavorare e magari stai seduto sulla poltrona 2 ore, aprono magari alle 8-9 del mattino, quindi questo vuol dire che la gente in giro non c'è alle 6 del mattino. Inizia a vedere un po' di confusione dalle 10 del mattino in poi. La sera tardi invece cambia molto se si viene qui d'estate o d'inverno. Come è normale che sia d'estate, noi ci ricordiamo che soprattutto durante il weekend, venerdì, sabato e domenica, c'è tanta gente in giro. Poi soprattutto d'estate qua di sera si sta proprio bene perché non fa mai caldo. Invece d'inverno, magari con meno 10 gradi, la gente non è che si va proprio a fare le passeggiate in mezzo alla città, perché ovviamente si congela. Però se poi magari vai in un food hall, vai al cinema, vai in un ristorante, allora vedi che sono tutti lì accalcati, perché ovviamente c'è un'altra mentalità, appunto, dovuta anche dal clima, secondo noi. E quindi la gente d'inverno, secondo noi, preferisce comunque fare delle attività al chiuso. Eccoci qui anche con il nostro tech caldo, direi anzi bollente. Buono, abbiamo preso questo tè in foglie, molto naturale, aromatizzato, molto buono. Prima di passare alla prossima domanda, ormai lo sapete, lo avrete capito, quanto ci teniamo alla nostra nuova casetta e quanto ci teniamo ad avere delle belle cosette, delle cosette carine. Quando ci ha ricontattato Everdrop per collaborare di nuovo, siamo praticamente impazzite di gioia. Quindi adesso vi facciamo vedere qualcosa, qualche prodotto che ci hanno inviato. Non vediamo l'ora di farveli vedere perché sono tutti prodotti davvero sensazionali, di qualità, sostenibili. Everdrop crea dei prodotti appunto per la casa, ma anche per la cura della persona. Una new entry del bagno che vi vogliamo assolutamente mostrare è questo barattolino veramente speciale, perché guardate, voi aprite e contiene queste fantastiche pastiglie, diciamo. Sono fatte apposta proprio per il water, per pulirlo in profondità, diciamo. Voi la lanciate dentro al water, aspettate un'ora che insomma possa fare azione, poi scaricate e avete il bagno tutto profumato. Everdrop ha questi prodotti davvero speciali, dei prodotti che non trovate in commercio, no? Dei prodotti comunque di un certo livello. Ragazzi, io prima di continuare vi dico subito la cosa più importante in assoluto, perché siamo contentissime di dirvi che abbiamo uno sconto per voi se volete prendere qualcosa, ovvero con il nostro codice Generation Change 10 potrete avere uno sconto del 10% su tutti i prodotti del sito senza spesa minima, quindi sensazionale. Ragazzi, qui ho l'accendino, io dico che sono un po' incapace a fare questa cosa, però ci proverò. Guardate che bella, abbiamo anche la candela. Questa è una candela bellissima che sta bene sicuramente in tutta la casa. Noi abbiamo voluto metterla nel bagno perché secondo noi c'è l'atmosfera giusta, no? E adesso provo ad accenderla. Wow! Niente
niente in diretta perché ci siamo bruciate il dito 8 volte, però perché okay. Non siamo stupide, però è bellissima, devo dire. Poi è molto minimal, sì, ma nella sua semplicità è molto bella, sì, devo dire. Bellissima. È veramente bella, wow. Anche i prodotti per pulire la cucina, per pulire il bagno, sono veramente sensazionali. Guardate qua questa bella bottiglietta, tra l'altro ricaricabile, di Everdrop, dove noi qua dentro abbiamo aggiunto acqua e ovviamente il prodotto fatto in polvere, ed è uscito appunto lo sgrassatore per la cucina. Ogni bottiglietta ha la dicitura, no? Questo è cucina, poi abbiamo quella del bagno, contenitore con all'interno il detersivo per i panni. E c'è anche il misurino in legno, che è fantastico. Bellissimo, bellissimo. Meraviglioso, così diventa anche più bello andare a fare le lavatrici. Quindi ragazzi, se anche voi volete iniziare l'anno con i prodotti sostenibili di Everdrop, mi raccomando, andate a dare un occhio qui sotto nella descrizione del video, perché vi lasciamo il link e il nostro codice sconto GENERATIONCHANGE10 per avere il 10% di sconto. Allora, ora continuiamo con le nostre domande del Q&A. Quest'altra ragazza ci chiede: come farete con i video assaggi di prodotti italiani? Bella domanda, bella intuizione, bella perché domanda. Ovviamente noi abbiamo un secondo canale, quindi se ancora non ci seguite, ovviamente qua vi lasciamo il nome, così almeno andate a seguirci, dove facciamo video appunto di assaggi, e noi abbiamo incentrato praticamente il canale sui prodotti da supermercato italiani. Abbiamo deciso di tornare a casa in Italia magari una volta ogni 2 mesi e bombardarci di video, tipo, che ne so, prepararci 8 video da poi smezzare nei mesi successivi. Esatto. Quando appunto saremo qui in Polonia, e ovviamente fare altri video qui in Polonia, integrare appunto nel canale anche prodotti che magari in Italia non si trovano, quelli più internazionali, magari. Esatto. Prodotti americani oppure altri tipi di prodotti. Io comunque ci tengo a dire che sì, comunque anche quando stavamo in Italia non è che era proprio solo sui prodotti italiani, sono capitati magari dei prodotti che appunto si trovano più internazionalmente. Sì. Non tornerete più in Italia? Rispondo proprio velocissimamente: ritorneremo per magari qualche giorno, per dei motivi specifici come registrare video per il secondo sì, canale, per andare a ritrovare la nostra famiglia, per magari fare qualche vacanza quando abbiamo voglia di tornare in Italia, però non torneremo mai più a vivere in Italia fisse. Vi basterà il solo lavoro da YouTube per mantenervi, o avete pensato anche a qualcos'altro? Allora, intanto facciamo un po' le corna per non portare sfiga. Allora, vi basterà il solo lavoro di YouTube? Per ora ci sta bastando, e speriamo che vada sempre meglio e che non succeda una catastrofe. Abbiamo creato il secondo canale ovviamente perché avevamo voglia di fare quel tipo di video che non c'entrava niente col primo canale, quindi volevamo farlo a parte, come vi avevamo detto, ma anche perché avevamo in mente comunque questo grande progetto. Sì. E comunque è una sicurezza in più avere 2 canali, perché esatto, comunque un minimo bilancia, quindi quello ci dà un po' più di tranquillità, perché se uno dei due dovesse calare un po', insomma, certo, c'è sì, anche la... Comunque abbiamo 2 cose allo stesso momento invece di averne solo una. Come sta andando con la lingua? Avete problemi di comunicazione? Questa domanda ce l'hanno fatta tantissime persone riguardo appunto alla lingua, perché ovviamente ci siamo trasferite in un paese dove la lingua non è proprio così tanto facile. Come sta andando con la lingua? Sta andando che non capiamo niente di quello che dicono. L'unica cosa che riusciamo a capire è quando un po' è scritto. Adesso iniziamo già a capire qualcosa. Ad esempio, se leggiamo su un menu, più sì, o meno capiamo quasi tutto quello che c'è scritto, quindi sì, non è male. Sì. Parlarlo non si capisce nada. No, nada di nada. Diciamo che ad esempio quando eravamo appena arrivati in Polonia, proprio ai primi tempi, passavamo la giornata al supermercato con Google Traduttore, perché sì, ovviamente non si capisce niente, no? Invece adesso non traduciamo niente, quindi abbiamo capito la maggior parte delle sì, parole semplici sì, e abbiamo imparato gendombri. E Davizegna. Davizegna. Che sarebbe buongiorno, arrivederci. Tac, tac. Tac e nie.
tac, eh sì, nie, e no. Comunque, avete problemi di comunicazione? In realtà no, perché appunto, come avevamo già risposto, tutti parlano inglese e quindi, cioè, si risolve abbastanza il problema. Come funziona YouTube in Polonia? YouTube funziona in tutto il mondo nello stesso modo, ovvero che guadagni tramite la pubblicità, come stiamo facendo adesso. Diciamo che quando cambi paese devi cambiare l'account di pagamenti, perché appunto riceveremo i pagamenti nella moneta polacca, perché ovviamente deve essere collegato alla banca polacca. Qui c'è un po' una piccola paura, lo dico, perché comunque non sappiamo quanto vale il video ogni 1000 visualizzazioni, perché in base al paese cambiano un po' i prezzi. Boh, speriamo bene, non anche lo so. Corna. Corna, go go, però diciamo che da quanto abbiamo visto dovrebbe essere simile. Diciamo che il costo della vita è più basso, però gli stipendi in realtà non sono molto più bassi che in Italia, quindi più o meno dovrebbe essere lo stesso, forse potrebbe diminuire leggermente il guadagno, sì. Forse. Noi non è che siamo venute qua in Polonia e siamo polacche, nel senso, quindi non parliamo in polacco, quindi continuerete a seguirci voi italiani. Quindi esatto. Non dovrebbe cambiare più di tanto. Esatto. Dovrebbe cambiare se allora da questo momento in poi iniziamo ad avere 20.000 iscritti polacchi. Allora lì cambia, perché ovviamente la persona polacca vede le cose polacche, quindi gli escono le pubblicità polacche, e esatto. Quindi lì cambia. La maggior parte del nostro pubblico, il 95%, sì. È italiano, quindi continuano ad uscire le pubblicità in Italia. Da piccoline avreste mai immaginato di vivere la vita insieme in questo modo? Anche dal momento in cui ci siamo conosciute, non so se immaginavo questo, perché alla fine è una cosa un po' insolita, no? Quindi sicuro no, non me lo immaginavo. No, io sai che c'è, io da quando sono piccola, adesso dico una cosa che in realtà non ho mai detto, che mi è venuta in mente adesso. Ok, non so io la perché. So. No. Oddio. No. Con delle mie amiche, diciamo così, ma tipo quando avevo 10 anni, uh-huh. Fantasticavamo, diciamo così, tipo di vivere insieme da sole. Ok. Cioè, mi ricordo questa cosa con anche una mia amica del passato, insomma, anche con altre mie amiche, dicevamo quanto sarebbe bello avere una casa, farci i cavoli nostri, ma tipo quando avevo 10 anni, non so perché pensavamo queste cose. E quindi è strano, perché quando ero piccola immaginavo a volte di condividere la mia vita con delle mie amiche. Ok, forse anche strano. Sai perché? Perché uno guardava i cartoni o tipo programmi su Disney Channel, no? Ah, ok. E spesso era così che vedevi tipo 4 ragazze tutti insieme che vivevano, sì, nella stessa casa. Sì, magari per quell'immaginario, non lo so. Sì, sì. Quindi non mi ero fatta dei paletti in realtà, mm-hmm. Nonostante fosse strano, perché io lo dicevo anche, però io andrò a vivere con la mia amica di qua, di là, e tipo dici, ma che cavolo sta di questa? Boh, non ho avuto paletti su questa cosa, okay. Ho sempre pensato che potevo vivere con chi mi pareva, cioè non doveva essere per forza un classico fidanzato, mm-hmm. Fare un figlio, avere una famiglia, insomma. Notate delle differenze dal vivere a Varsavia solo per alcuni mesi e vivere lì definitivamente? Ok, questo è molto interessante. Ok, è interessante. Allora, io direi che non noto la differenza nel vivere a Varsavia in modo definitivo o in modo, diciamo, temporaneo, ma noto la differenza proprio della vita. Ok, c'è uno dalla finestra che ci stava guardando. Sì, perché no, in questo momento non abbiamo le tende, cioè siamo proprio aperte. Hey! Allora, noto proprio la differenza nella nostra vita in generale, no? Poi magari questa sì. Cosa la possiamo dire fra 5-6 mesi, adesso forse è ancora troppo sì. Presto. Però noto che magari siamo più tranquille, che sì. Qua mi sento a casa mia, cosa che invece sì. Ovviamente non poteva essere in un Airbnb. Quindi sì, io la differenza sostanziale che trovo è proprio la serenità, cioè sì. Mi sento più serena, non più felice, perché sono sempre stata felice, anche perché se abbiamo fatto delle scelte è stato per un sì. Motivo, no? Nel senso, ci è sempre piaciuto viaggiare, però dopo 3 anni, insomma, la differenza che noto adesso è proprio la serenità di dire ok, adesso viviamo qui, abbiamo imparato le dinamiche e ok, adesso
Il mese prossimo non c'è un'altra lingua da affrontare, un'altra moneta da Moneta. affrontare. Quindi, insomma, la serenità alla fine ho Sì. notato. Poi nella vita di tutti i giorni, alla fine, noi siamo state comunque parecchi mesi già in Polonia, Sì. quindi non abbiamo sentito il trasferimento In vero e modo proprio, no? ansioso che dice, oddio, No. vado in una città nuova con una lingua nuova. Alla fine mi sembrava abbastanza Sì, è familiare. vero. Come vi trovate nel nuovo quartiere? Vi state ambientando? Le persone sono cordiali? Allora, il quartiere alla fine è super tranquillo, è moderno, nel senso che si vede che stanno costruendo nuovi palazzi, Sì. nuove cose. Ad esempio, il centro commerciale che abbiamo proprio qua a 10 minuti a piedi, quindi ci andiamo comunque spesso anche per andare a fare la spesa. Ad esempio, pensate che l'hanno finito di costruire tipo nel 2021, praticamente tutto molto nuovo. Tra l'altro, a proposito di questo, volevo fare un chiarimento perché noi nei primi video abbiamo detto che ci mettiamo una mezz'oretta di autobus per arrivare in centro a Varsavia. Molte persone, da come ci hanno scritto, hanno probabilmente capito che noi ci mettiamo una mezz'oretta di autobus per arrivare a Varsavia, come se fossimo fuori Varsavia. No, non siamo fuori Varsavia, siamo a Varsavia, ma essendo una città grande, ma come Sì. Milano, come Roma, come Londra, come Parigi, ovvio che non riesci, a meno che non hai tanti soldi da poter spendere, di vivere proprio davanti al Palazzo della Cultura e della Scienza, Sì, perché ho cioè capito che Varsavia non è chissà che città super ambita, costosa, però sì. come se io vivessi a Parigi e mi dite: ma non vivi davanti alla Tour Eiffel? Beh, Beh, no. Quindi noi ci mettiamo semplicemente mezz'ora di anzi, autobus, di diciamo tram. 25 Sì, minuti, infatti quindi non è mezz'ora, 20 minuti, sì, sì. 5 minuti a piedi per arrivare alla fermata. Diciamo che in 30 minuti stiamo proprio in Sì. centro, anche perché qui, come vi abbiamo detto magari anche in altri video, i mezzi di trasporto sono svizzeri. Se c'è scritto 20 e 22, alle 20 e 21 lo vedi arrivare, Sì. Sì. quindi E le sì. persone sono cordiali, io direi proprio di sì. Sì. Cioè, abbiamo sentito anche questo, infatti lo abbiamo già detto, varie volte che si dice che magari qua sono un po' freddi, che sono scortesi, invece secondo noi non è per niente così. Possono No. anche essere un po' freddi, nel senso che non danno troppa confidenza, ma a noi piace come cosa, Sì, e non. sono super cordiali, cioè appena chiedi qualcosa comunque ti rispondono in modo Sì, no, sono gentile, sempre educati e educati. Sì. rispettosi. A noi piace Sì. come popolazione, anche perché ci sono popolazioni magari rispettose, educate, ma molto più fredde di qua. Qua in realtà sono anche abbastanza amichevoli, Sì, comunque. è Non vero. sono tanto freddi, Sì. secondo me. Il futuro in questo periodo vi fa paura? Oddio, diciamo che a me fa più paura il presente del futuro. Nel senso che, tipo, allora, se devo dire dei momenti per dire in cui ho avuto ansia, è quando comunque ci siamo per dire dovute trasferire, no? In quel momento comunque un po' ho avuto ansia per tutte le cose che ci sono da sistemare, non tanto per il trasferimento. Quindi quello è stato un esempio di paura per il futuro mischiata a paura del presente, perché Ok. ci doveva essere una cosa nuova, in quel momento dovevamo sistemare tante cose, Sì. fare i conti, capire se potevamo permettercelo, tutte queste cose qui, quella cosa mi ha creato parecchio stress, diciamo così. Però tipo adesso, no, uno si è comunque abbastanza sistemato, dobbiamo ancora risolvere parecchie cose, però ci siamo abbastanza sistemate. Ho paura del futuro, non troppo, a volte ho paura, diciamo, quando magari, come capita a tutti, le cose magari non vanno tanto bene, tipo col Ok, sì. lavoro, con, ovvio che anche YouTube abbia alti e bassi, non è che stiamo qua a raccontare favole, non è che in un anno i video vanno sempre bene tutto l'anno, cioè ci sono dei momenti di up, dei momenti di down, e quindi uno ha paura del futuro quando le cose non vanno tanto bene. Non so che Però intendeva il futuro in questo periodo, io ho parlato a livello infatti, personale, no? secondo me la domanda era relativa al periodo, diciamo, che stiamo Ok. vivendo, e direi che non ci facciamo, diciamo, troppo condizionare, perché appunto già abbiamo le nostre ansie riguardo al nostro lavoro, alla nostra vita. Se in più ci facciamo condizionare anche dalla guerra, da quello, da quell'altro. Cerco di non pensarci, perché altrimenti penso che veramente mi viene voglia di buttarmi dalla finestra che ho Sì, davanti, sì. quindi cioè. Noi non abbiamo mai più guardato un telegiornale e questa cosa è molto rilassante, perché intanto al
telegiornale, no. L'unica cosa che fanno è bombardarti di notizie negative, spaventarti, angosciarti, e neanche sai se sono alzate a livello, sì. Ok, solo per terrorizzare. Quindi noi non abbiamo mai più guardato un telegiornale e direi che stiamo molto meglio di prima. Sì. Avete intenzione di vivere sempre a Varsavia o tra un anno cambierete città sempre in Polonia? Allora, no, abbiamo intenzione di vivere a Varsavia sempre, non lo so perché potrebbero cambiare le cose da un anno, due anni, fra due anni, fra quattro anni, quindi non sappiamo ovviamente, però sicuramente se dobbiamo vivere in Polonia scelgo Varsavia. Sì. Se poi vogliamo fra tre anni cambiare posto dove paese. Vivere, allora cambieremo paese, non esatto. Cambieremo città, no, in Polonia. No. Poi io direi che noi abbiamo detto tra di noi sicuro proprio 5 anni almeno li facciamo qui, sì, a Varsavia, sì. Cioè, se proprio dobbiamo dire boh, ce ne andiamo fra un po', non è meno di 5 no. anni, perché ora abbiamo spostato tutto, cioè pensare di ritrasferirsi no, mi viene proprio no, il panico. Cioè. Quest'altra persona ci chiede come funziona per la sanità, spero che non vi servirà mai. Oh, oggi abbiamo fatto troppe corna, già la quarta volta. No, speriamo anche noi. Come funziona per la sanità, infatti come abbiamo già detto anche nello scorso video, essendo nell'Unione Europea comunque hai diritto ad essere curato come dappertutto nell'Unione Europea. Adesso noi abbiamo fatto la richiesta per avere il medico tramite appunto alcune persone italiane che conosciamo, che ci hanno consigliato, così almeno siamo andate dirette e con semplicità. Sì. Ovviamente gratis questo, lo specifico, però è ovvio, cioè nell'Unione Europea è gratis. Sì, perché... come in Italia, esatto, praticamente. Sì. E quest'altra ragazza più o meno ci chiede la stessa domanda di prima, ovvero paura di viaggiare in questo periodo, dicono che la Polonia sia a rischio. Io non so chi l'abbia detto, perché sto rischio non si sente per niente, poi facciamo altre corna che non si sa mai. Dai. Cioè potrebbe succedere qualsiasi cosa in qualsiasi momento, in qualsiasi parte del mondo, però non so chi è che dice che la Polonia sia a rischio. Ma forse sì, magari politicamente, internamente, internazionalmente, insomma, tutte cose che poi quando tu cammini per strada non ti riguardano, no. Diciamo che sicuramente a livello politico ci sono certe dinamiche in questo periodo, ma la Polonia è, come si dice, influenzata e dentro questa situazione come per dire l'Italia, no? Nel senso la Polonia è coperta dalla NATO come qualsiasi altro paese europeo, cioè se succede qualcosa nell'Unione Europea colpisce tutti, cioè voglio dire la Polonia è un paese, cioè ragazzi ci sono i grattacieli, la gente che va a lavorare tutti i giorni, gli uffici, cioè non è che uno può pensare che non è tranquillo a vivere qui, no. Cioè attenzione, cioè proprio zero, no, l'unica non cosa si percepisce che nulla. L'unica cosa che si percepisce è ovviamente un'attenzione verso il popolo ucraino, perché molti magari appunto sono venuti qui, quindi c'è un'assistenza verso il popolo ucraino, adesso tante cose sono scritte anche in ucraino, però cioè non è che la guerra ha colpito qui, no. Impressioni sui primi giorni nella casa nuova, vi trovate con gli spazi un po' piccoli? Allora, questa è una domanda che sicuramente doveva arrivare, nel senso che comunque abitiamo in una casa di 20 metri quadri, quindi forse neanche specifico. Quindi è ovvio che ci possa stare, no, questa domanda. Noi appunto eravamo già abituate perché abbiamo viaggiato appunto per due anni con sempre Airbnb piccoli. Ho capito che non è casa tua, ma comunque vivi per due anni in posti sempre piccoli, quindi eravamo comunque abbastanza abituate. Qua non ci sta pesando neanche di mezza unghia, cioè proprio lo dico realmente, perché non è piccola, ma non la troviamo per niente piccola, perché ragazzi adesso noi teniamo ovviamente il divano quando non è sera, quando non è notte, e quando questo diventa letto occupa così
Sì, di cioè, spazio in più. c'è tantissimo tantissimo spazio. spazio, c'è veramente. Poi anche queste finestrone enormi qua davanti danno tanta Danno luce, aria, no? danno Danno aria, no? aria. Sì. Diciamo che dato che questa casa è 20 metri quadri, ma è moderna, studiata bene, a noi non pesa per niente. Poi ovviamente devi essere... Predisposto, nel Sì, senso cioè... a non trovare, diciamo, ogni piccolo difetto un problema, perché sennò così non te la cavi più. Parto col dirvi che vi adoro, grazie. Domanda forse banale, ma come state? Ok, non è una domanda Chi banale alla risponde? fine, no, posso rispondere io. E adesso stiamo bene in questo momento e poi vi faremo anche un video, anche qua più specifico, che uscirà fra un po', in cui magari vi raccontiamo un Come è po' com'è andato andato, diciamo, il prima, il prima esatto. di trasferirsi, però possiamo dire che adesso stiamo bene e abbiamo passato un po' un periodo in cui non era tutto al top, ecco. Sì, è un po'... Altalenante, però no, no, adesso stiamo bene, siamo appunto, come abbiamo detto prima, serene e speriamo che duri. Sì, no, io no, no, nel senso, guardando gli ultimi tempi ci sono stati tanti momenti in cui sono stata benissimo, felicissima, gasatissima, con l'adrenalina perché comunque viaggiavamo, vedevamo sempre cose nuove, quindi sono sempre stata contenta di quello che abbiamo fatto. Adesso sento che mi sento proprio tranquilla, non so come dire. Curiosità, quanto costano i trasporti pubblici? E un'altra curiosità, come mai non c'è l'euro? Allora, sul come mai non c'è l'euro, non sappiamo risponderti. Alcuni paesi dell'Unione, anche se fanno parte dell'Unione Europea, hanno deciso comunque nel tempo di mantenere la loro Sì. Boh, moneta e non ci sappiamo saranno minimamente. motivazioni interne che non Sì, che non sappiamo. sappiamo. Appunto, nel video in cui vi abbiamo parlato un po' di tutto il nostro trasferimento, Non ne non vi abbiamo abbiamo parlato. parlato dei trasporti, non vi abbiamo detto che abbiamo fatto l'abbonamento mensile, dei trasporti, così che almeno possiamo utilizzare tutto quello che vogliamo, Sì. metro, tram, autobus, tutto il giorno, tutta la notte, quando Sì, vogliamo. abbiamo fatto quello da 3 mesi perché era Sì. quello più conveniente, quindi trimestrale, vai a risparmiare su quello mensile, Mensile, no? sì. A E abbiamo pagato 20 euro al mese testa. praticamente, A a testa. testa, esatto. Invece di Invece, 25 al mese a testa. sì. Quindi direi molto economico. E c'è il biglietto quello da 20 minuti che costa tipo 70 centesimi, ma che Sì. se voi state in centro e dovete andare da una parte all'altra del Vi centro, basta. vi basta sempre quello da 20 minuti. Se dovete andare un po' più lontano, Fuori, un po' più sì. in periferia, allora vi serve quello da 1 euro. E quindi varia da 70 centesimi a 1 euro, comunque anche lì molto Direi. economico. Vi siete trasferiti a Varsavia, ma farete altri viaggi? Ok, sì, abbiamo intenzione di fare altri viaggi, non però viaggi almeno per ora lunghi come prima, nel senso in No. questo momento non possiamo andare un mese in Portogallo, per capirci, perché appunto paghiamo qua l'affitto, dovremmo pagare un altro affitto, quindi Esatto. per ora no, poi in futuro, sperando che le cose andranno sempre meglio, speriamo Sì. di potercela fare magari Sì, anche. diciamo che assolutamente rimarranno dei viaggi di qualche giorno, dei viaggi Sì. così di 2 o 3 giorni per dire in cui andiamo a scoprire qualche città, anche perché a noi piace tantissimo viaggiare e non vogliamo perdere insomma il Sì. Il viaggio, no? Il flusso. flusso di Sì. viaggiare. Allora, ragazzi, forse dovremmo darci una mossa perché abbiamo registrato tipo 20 video da 30 minuti da mettere insieme. Io ho paura di quanto durerà questo Lo video, ho so, paura. farete nuovi video sulle finanze? Sarebbe interessante, soprattutto ora con due canali e New Life. No. Quindi sì, ci piacerebbe molto, ne uscirà uno a breve, su riguardante appunto finanza, e Esatto. poi sicuramente faremo anche un altro video in cui magari vi diciamo come stiamo messe con i guadagni di YouTube e anche appunto con il secondo canale. In che senso a Varsavia vi siete sentite sempre accettate e mai giudicate? È vero, perché questa cosa l'abbiamo detta molte volte. Vuoi Mi passi parlare? la palla. Sì. Innanzitutto faccio una premessa, ovvero che tanti di voi ci hanno detto: ma come vi siete sentite sempre accettate, mai giudicate? Ma in Polonia che il governo è contro qualsiasi
qualsiasi cosa contro l'aborto, gli omosessuali, non lo so, di tutto, no? Ci avete detto, è come se appunto qui ci fosse quest'aria pesante che non puoi essere diverso dagli altri, tra virgolette, non so come dire. In realtà noi abbiamo percepito l'opposto, perché secondo noi ci sono due cose diverse. Una è il governo, la politica, tutto quello che c'è dietro, tutto quello che c'è sotto. Uno è il popolo, le persone, la mentalità della gente, che non sempre rispecchia il governo. È vero. Poi, secondo noi, il fatto è che il governo magari è ancora, tra virgolette, obsoleto in confronto a quanto va avanti velocemente questo paese, che si è sviluppato appunto negli ultimi anni. Ok, a livello di legge quello è, ok, non stiamo dicendo che sia giusto che non puoi abortire, per dire, non stiamo dicendo quello, ci mancherebbe, ci sono delle leggi che non sono giuste qui. A livello di atmosfera nella città si respira proprio un'aria tranquilla. Noi, da quando abbiamo messo piede qui a Varsavia, ci siamo sentite proprio guardare il cielo e poter dire: se adesso io esco in pigiama non mi guarda nessuno, proprio non mi caga nessuno minimamente. Cioè, non c'è per niente questa pressione di giudicanza. A Varsavia, in confronto a qualsiasi, lo dico, qualsiasi altra città in Europa, confrontata anche magari a Parigi, a Berlino, che comunque ci sono tanti tipi diversi di persone, no? Qui a Varsavia si vedono i peggio esempi, no? Di qualsiasi cosa che puoi trovare. Sì. Cioè, è proprio bello perché c'è... Di tutto. Ci sono tantissime persone magari vestite tipo da cartone animato, da fumetti, tipo i cosplay, no? Che sì, di solito, tipo in Italia, che ne so, vai per dire a Lucca Comics e ti vesti in quel modo per quella giornata, ma qua la gente esce vestita così in una giornata normale, cioè si vede che fa parte proprio della tua personalità. Sì. Cioè, secondo me queste persone vanno all'università vestite così. Sì, cioè non è come da noi che vai a Romiz, che è normale andare a Romiz vestito, non è normale andare a Romiz vestito così. Invece qui vanno così a fare shopping al centro commerciale, vanno così al ristorante. Un farsi i cavoli propri e chi se ne frega di come ma si veste tipo, un'altra persona. Ci sono tantissime persone che hanno 3000 piercing, persone tipo dark, emo, proprio dark, vestiti tutti di nero, ma tipo con le reti, cioè delle cose che tu dici: oddio, che strano, no? Proprio che ti... cioè, non un po', non è un po', è tanto, cioè è veramente tanto accentuato. Quindi, secondo me, se c'è tutta questa libertà che la gente si prende di poter uscire come vuole, sicuramente... cioè, non c'è questa cosa che magari uno pensa della Polonia, no? Oddio, in Polonia non puoi... Non puoi, non so cosa. No, cioè, proprio... Ma vedi lavorare magari una persona così piena di piercing, con i capelli blu, vestita in modo così strano al supermercato, per dire. Cioè, nel senso, una cosa stranissima, ragazzi, che qui tantissime persone giovani, cioè tipo adolescenti, no? Tipo 15 anni, anche 20 per dire, non sappiamo perché, ma al centro commerciale si siedono per terra negli angoli e mangiano tipo le cose del Mac, no? Del McDonald's. Non le mangiano perché al centro commerciale c'è il McDonald's, no? Con i tavoli. E non è che qua c'è tutto sto turismo che è pieno il McDonald's, ci sono i posti, ma loro si mettono negli angoli tipo barboneggianti, no? Per terra con le patatine, li mangiano seduti per terra, non gliene frega niente, con i loro cappucci neri messi lì. Nessuno li guarda, nessuno dice niente, però sono molto tranquilli, quindi questa rigidità proprio noi non l'abbiamo mai notata. C'è una rigidità sulle cose che devono funzionare bene, per dire. Se c'è una regola, allora la regola va rispettata, perché se tu prendi e butti una cosa per terra ti fanno
Sì, se l'autobus deve passare ai 25, passerà ai 25, non sì, passa ai 45. Però di quello che va in giro sì, con i capelli blu non frega niente a nessuno, perché oggettivamente sì, non sta facendo niente di male. Invece se una persona dà magari fastidio ad un'altra, allora lì c'è la rigidità che magari qualcuno interviene subito, meno male. Soprattutto quello è il motivo per cui abbiamo deciso di andarcene dall'Italia, perché secondo noi ci sono molte cose che a noi non stanno bene, che a noi non piacciono. Soprattutto questa, ad esempio, che in Italia c'è molta rigidità su cose inutili, ad esempio che se sì, io vado al matrimonio di una persona e vado in jeans mi guardano tutti male, cioè, quindi c'è palle, rigidità su queste dire, cose, e poi magari ti entra nella in casa niente, e lì la rigidità non esiste. No, quindi... cioè, e soprattutto il fatto, infatti qui in questa domanda rientra anche, no, di questa cosa di sentirsi giudicati, no? E, ad esempio in Italia, parliamo dell'Italia perché lì vive, voglio dire, c'è sempre questa pressione che tutti ti dicono cosa devi fare, sempre tutti ti dicono cosa dovresti fare, cosa è meglio per te. Tutti i ragazzi giovani che noi vediamo qua, io lo giuro, l'80% dei ragazzi giovani sono proprio molto tranquilli, ma una volta vi racconto questa, poi chiudiamo perché c'è veramente un'ora di video. Una volta ho visto un ragazzo, un ragazzino, cioè avrà avuto tipo 10 anni, un bambino praticamente, vestito tutto diciamo particolare, non di consueto, okay, no? Okay. E poi aveva tutte treccine tipo quelle... Tipo rasta? No, tipo no, quelle afroamericane, okay, no? Le treccine sì, sottili, sì, no? Sì. Tutte treccine, tutte colorate. Io ho guardato e ho detto, cioè, no, vabbè, non faccio l'italiana di turno, però, cioè, per me era talmente strano, cioè, era strano da vedere, capito? Perché si vedeva che era molto piccolo e da noi... Cioè, i tuoi genitori non te lo farebbero mai fare di andare in giro cioè conciato in quel modo, perché in quel modo positivo, per carità, sì, però dicono, da noi sarebbe troppo, cioè sarebbe proprio troppo. Stessa cosa abbiamo notato anche a Riga. Ti ricordi quando stavamo passeggiando vicino alla libreria, che c'era un ragazzino che avrà avuto massimo, ma proprio massimo, 10 anni, che andava in giro con il suo skate, con le cuffie nelle orecchie e tipo cantava in modo rap, no? Sì, ma stranissimo, ma avrà avuto massimo 10 anni. Cioè, si vede che hanno una loro personalità. Sì, spesso, brava, che hanno una loro personalità. Sì. Cioè, se quel bambino vuole uscire con le treccine colorate, sì, lo fa. Cioè, da noi ancora si scandalizzano perché Fedez mette al figlio sì, lo smalto. Sì. Cioè, capito? Cioè, noi stiamo proprio indietro su queste sì, cose. Sì. Cioè, basta, avevamo ragazzi, altre domande, però. No, vabbè, basta, cioè, basta, veramente. L'ultima, no, no, l'ultima, dai, l'ultima, basta. L'ultima. Vi siete pentite della vostra scelta? No, beh, no, no, fine del video, per niente. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando. Qui sotto in descrizione vi lasciamo il link di Everdrop, voi andate e sarete sicuri di rimanere soddisfatti, perché ve lo diciamo noi, veramente sono dei prodotti sì, ottimi per la cura della casa, per la cura della persona sì, e in più avete anche uno sconto grazie al nostro codice Generation Change 10. Detto questo, ci vediamo alla prossima avventura, speriamo che insomma questo video vi sia piaciuto, che vi abbiamo tenuto compagnia per penso 1 ora e mezza, posso dire. Ciao a tutti. Ciao.